Ciao, benvenuto in un nuovo video di Segema. Oggi parliamo del condensatore, ne abbiamo già parlato in video precedenti, oggi vediamo una caratteristica fondamentale del condensatore. Ricordati, se il video ti piace iscriviti e metti mi piace sotto e soprattutto ricordati che il nostro indirizzo dello shop è variato ed è shopsegema.it. Puoi utilizzare anche quello vecchio che ti indirizzerà appunto su quello nuovo. Allora, come abbiamo detto in video precedenti, il condensatore è un oggetto fondamentale, è quello che fa iniziare il movimento della rotazione dell'avvolgimento interno, del motore interno, e quindi senza di questo o con il condensatore guasto il motore non gira. Ma è importantissimo che quando si va a sostituire un condensatore noi ricompriamo lo stesso, cioè quello che ha lo stesso valore. Adesso io ho preso tre condensatori dal magazzino, diciamo con valori così casuali, e quindi ho preso uno da 6,3 microfarad, uno da 10 microfarad e un altro da sempre 10 microfarad. Allora, il caso ha voluto che ho preso due condensatori uguali e di stesso valore. Un'altra cosa che dovete guardare, ma questo è d'onestà del commerciante o diciamo conoscenza, se chiedete un condensatore per un motore, il condensatore non è quello da 200 volt per le lampade, ma è il condensatore da 400 volt per i motori, altrimenti esplode, diciamo, appena lo attaccate. Allora, ai fini del funzionamento, questi due condensatori che hanno lo stesso valore, 10 microfarad e 10 microfarad, sono equivalenti, nel senso sono due condensatori. Come avete visto nei video precedenti, il condensatore non ha polarità, si può attaccare come si collegano i fili, si collegano. Perché allora noi abbiamo più condensatori uguali dello stesso valore? Perché fanno riferimento a più motori. Nel senso, questo qua è un condensatore che viene montato sul pass della GBD, cioè uno scorrevole, e la scheda della GBD ha i faston in ingresso e quindi è più facilitata la sostituzione. Questo qui è un condensatore che viene montato sugli scorrevoli della BFD, che hanno la possibilità di hanno il condensatore esterno che si avvita con un bullone, e quindi la scocca esterna del condensatore è fatta in questa maniera. Anche questa è una cosa importante, non succede nulla se voi comprate un condensatore generico da 10 microfarad, ma nella sostituzione sarà più agevole utilizzare il ricambio originale. Come sempre diciamo, quando c'è un ricambio originale cerchiamo di utilizzare quello, quando proprio il ricambio originale è irreperibile o non esiste più, allora possiamo rivolgerci a dei ricambi compatibili. Ciao, al prossimo video.